7 giugno celebriamo la festa liturgica del nostro amato fondatore, il beato sacerdote Luigi Caboloto, e facciamo memoria dei 205 anni della sua nascita terrena e i 7 anni della sua beatificazione. Vogliamo prepararci a questo giorno con un trido di preghiera perché lui interceda per noi. E come in terra la sua vita è stata tutta donata al Signore nel servizio in difesa ai fratelli, così ora dal cielo è un forte intercessore per ogni nostra necessità. Lui è un padre e un amico che sempre risponde a chi si rivolge a lui con fiducia, con amore. In questo primo giorno pregheremo per tutti gli ammalati. Tutti noi avvertiamo la fragilità e l'insicurezza del momento che stiamo vivendo. La pandemia non è ancora sconfitta e stiamo vivendo tante conseguenze di tutto il male e il disagio che ha creato dal punto di vista umano, sociale e economico. Ora, con lo scoppio della guerra in Ucraina, stiamo vivendo altre sofferenze, morte, violenza, ma non dobbiamo temere perché Cristo ha vinto la morte e ha salvato l'uomo. Noi dobbiamo avere fede, fiducia nella provvidenza divina che mai abbandona l'uomo che soffre. Padre Luigi ci assicura, Dio è Padre buono e misericordioso e vuole che tutti gli uomini siano salvi e ci chiama a lavorare per la propria salvezza e quella dei fratelli. Qui ora, davanti alla sua urna, preghiamo per tutti gli ammalati che conosciamo. Facciamo un istante di silenzio e ricordiamo tutti nel nostro cuore. E ora preghiamo insieme il beato Caboloto per la guarigione delle persone ammalate che ci stanno a cuore. Eterno Divin Padre, che ti compiace versare i tesori della tua onnipotenza sulle più umili creature. Tu che dotasti il beato sacerdote Luigi Caboloto di tanta fede e di così pieno abbandono da fargli ripetere «Volontà di Dio, paradiso mio». Concedimi di far tesoro di tutte le prove della vita e accordarmi il miracolo che supplice io chiedo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Divin Figlio, che hai detto, quello che farete al prossimo lo riterrò fatto a me. Degnati rivolgere il tuo sguardo sull'apostolo infaticabile, il beato sacerdote Luigi Caboloto, che praticò al sommo la virtù della carità, estendendola ad ogni classe di persone ed insieme a così bella virtù, ottienimi il miracolo che imploro. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Divino Spirito, che dai a chi crede in te la forza per abbracciare ogni giorno la propria croce con fede, corona di gloria il beato sacerdote Luigi Caboloto, che la croce abbracciò e predicò fino ad esclamare: nella sofferenza vissuta con Cristo troverete forza e coraggio. La croce sarà la luce che vi guida. E porgi benigno ascolto alla supplice sua voce, concedendomi con l'amore al partire il miracolo che mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santissima Trinità, esaudiscici. Beato Padre Luigi, prega per noi. Domani continuiamo con il secondo giorno del nostro trigo, dove pregheremo per tutte le famiglie. Seguiteci su questi canali, Scuole del Caboloto.
Grazie, a domani.